Ciao a tutti voi da Rosy e benvenuti a questo appuntamento speciale con la nostra vetrina. Speciale perché parleremo di auto classiche in compagnia di Garage Soderini e anche di Daniele Murgia. Ciao Daniele! Ciao, ciao Rosy, benvenuti a tutti. È un grande onore ritrovarvi sempre più numerosi in queste trasmissioni. Oggi siamo due classici della televisione proprio per presentare una serie di auto classiche veramente importanti. Stiamo parlando di Garage Soderini in via Soderini 25 a Milano. È come posso dire, una chicca particolare nella città di Milano dove potete trovare una serie di autovetture classiche scelte per voi. Garage Soderini non è soltanto vendita, ma è anche la possibilità di comprare, per cui se voi avete delle auto classiche e volete proporle a Garage Soderini, Certo. saranno ben felici di ascoltare le vostre proposte. Fanno anche, se eventualmente lo desiderate, rimessaggio. Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 18 in orario continuato, potete chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione per poter fissare un appuntamento, andare a vedere, toccare proprio con mano questi gioielli classici che vi andremo a presentare. Io direi di Certo. partire subito perché abbiamo veramente pochissimo tempo e tantissime macchine a nostra disposizione da portare a casa vostra. Certo. Ringrazio ancora i nostri telespettatori perché siete sempre più numerosi e noi siamo sempre più contenti di entrare in casa vostra, oggi ancora di più con questo prodotto classico. Io partirei con una bella carrellata di Mercedes, rimaniamo sul Andiamo. classico tedesco, partirei con una 380 SL Roadster, una versione europea. È una vettura che è stata immatricolata nel 1981, è una vettura rarissima, con book service, con un trattamento esterno a cera a specchio, un'auto assolutamente in condizioni eccellenti con un restauro totale. Oltre a questo 380 SL, Rosy, abbiamo tutta una serie di Mercedes che abbiamo raggruppato in un gruppo per darvi la possibilità di vedere qualcosina di più e andare più veloci. Abbiamo per esempio un SLK 230 del 2001, un'autovettura anche questa in perfette condizioni, con interno in pelle cambio automatico e cerchia AMG da 17, una SL320 R129 del 98, anche questa in ottime condizioni con cerchia in lega, libretto tagliandi, cambio automatico e hard top, e una 320, sempre SL hard top del 1994, anche questa in perfette condizioni, cronologia tagliandi, antifurto al cambio addirittura e hard top. Cambiamo prodotto, andiamo su un'autovettura, questa super, super, super classica, parliamo di una Bentley 8S1, un'autovettura del 1958, perfette condizioni, restaurata totalmente, gli interni sono impeccabili, cromature impeccabili, la meccanica è stata revisionata ed è un colore nero-grigio bicolore iscritta all'ASI. Andiamo avanti con una Golf 1100 GL 5 porte, voi direte passate da una Bentley a una Golf, ma il Spaziamo, sì. Garage Soderini ha veramente per tutti la possibilità di trovare Assolutamente. le autovetture giuste, perché uno può essere Assolutamente. innamorato di una Bentley, ma può essere anche assolutamente innamorato come me di una Golf 1100 che mi ricorda quelle che sono oddio, il secolo scorso, Rosy, siamo quanto siamo classici. Assolutamente Qua parliamo di classici, una vabbè. vettura del 1981, vettura unico proprietario, in condizioni perfette, interni conservati, meccanica perfetta, è rarissima trovarla in queste condizioni. Andiamo avanti, andiamo sul classico, veramente classico di casa Volkswagen, con un Maggiolino 1200 targa, parliamo della la versione 1200 di cilindrata del 1963, interni originali conservati, radio d'epoca, pensate, targa oro ASI e la versione 6 volt, assolutamente bellissima in questo colore beige con gli interni in stoffa beige. Anche lei, il tipo 1 barra modello 113, proprio la versione Maggiolino per chi è un appassionato. Passiamo a una Volkswagen 181 Pescaccia, prima serie, di un colore bellissimo, Rosy, perché Assolutamente, per questo questa colore vettura è arancione splendido, splendido, splendido. vettura del 1970, completamente restaurata. Questa è la prima serie, pensate che ha percorso soltanto 3.000 km. È nuova. Carrozzeria perfetta, cappotta anche lei che è importante per questo tipo di autovetture. Ottima, cerchi da 15, molto 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 rara, prendete nota, Volkswagen 181 Pescaccia, prima serie. Un'altra autovettura classica, veramente, che ha lasciato il segno nella storia dell'automobile, la MG TD Cabriolet. Parliamo di un'autovettura del 1952, in perfette condizioni, sembra appena uscita dallo stabilimento inglese, capote beige, interno in pelle beige, completamente restaurata e scritta anche lei all'ASI. Questa è un'autovettura veramente
posso dire libidinosi in televisione? Sì, perché si può dire. Certo che si Con può questo dire. bellissimo colore verde inglese, questa capote beige, mi vedo già sulle strade di Saint-Tropez a girare È un da accostamento solo, bellissimo, da solo, va assolutamente da bene, da solo. solo, troverai compagnia Non c'è là. bisogno della compagnia perché appena ti fermi ti saltano Ti dentro. saltano dentro, no, è Andiamo. bellissima questa vettura. Ricordate comunque che troverete tutte queste occasioni anche sul sito, tanto vedete tutto Esatto, in sovraimpressione, per cui. www.garagesoderini.com. Certo, e telefonatemi, raccomando, per Esatto, e vedete due appuntamento. numeri, i numeri sono chiaramente un numero fisso e un numero cellulare, trovare disponibile il personale per fissarvi l'appuntamento. Andiamo Certo. avanti con una vettura estremamente particolare, parliamo di una Volvo 262 Coupé 2007 V6 Bertone cambio automatico. Particolare perché a vederla così sembra una Volvo classica, ma se guardate bene è una due porte, per cui un'autovettura estremamente particolare, in argento metallizzato, col cambio automatico, pelle totale nero, molto 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 rara. Fra l'altro questa autovettura con libretto d'uso e manutenzione originale ha fatto solo due proprietari avuto ed è stata prodotta dal 78 all'81 della carrozzeria Bertone. Solo 6.622 auto prodotte, per cui è Assolutamente, una poi è super Volvo accessoriata per essere una super vettura accessoriata. comunque di quegli anni, climatizzatore, insomma, ha veramente tanto tanto. Esatto, già nel 1980 Volvo faceva un allestimento Era di avanti. optional che adesso alcuni si stanno avvicinando, ma già Certo. nell'80 erano estremamente all'avanguardia. Veniamo in casa Italia, Lancia Beta Coupé 2000, Eccola. autovettura del 1976, una vettura che è stata anche questa restaurata totalmente, perfette condizioni, addirittura motore e frizione nuovi a chilometri zero, freni nuovi, carrozzeria perfetta come potete vedere dalle foto, pari al nuovo. Questa autovettura ha avuto solo due proprietari, ha ancora le targhe originali ed è un'autovettura con 37.000 km originali, per cui assolutamente imperdibile. Vorrei rimanere in Italia e rimango con una classica di Fiat. Chi è che non ha sognato quando eravamo piccoli una Fiat Barchetta? Qui abbiamo Assolutamente. una splendida Fiat Barchetta, fra l'altro del colore rosso, che era il colore più bello, più elegante e più modaiolo dei tempi. Parliamo del 1995, un'autovettura che ha avuto solo due proprietari in perfette condizioni, in questo bellissimo colore rosso con l'interno in stoffa nero. E adesso andiamo all'eccellenza, cara Rosy. Auto classiche, ma quando parliamo di eccellenza dobbiamo per forza parlare, signori, di Ferrari. Ferrari, Ferrari non si può 208 partire. GTB. Qua parliamo di un'autovettura, signori, che è stata prodotta soltanto in 161 esemplari. Un'autovettura che veramente merita di essere visionata. Se siete appassionati di auto classiche, su questa sicuramente non potete andare oltre, dovete fermarvi, chiamare i numeri che vedete in sovraimpressione, il 02477125551, oppure anche mandare una mail a info@garagesoderini.it e fissarvi un appuntamento per visionare questa meraviglia. 1981, auto come vedete dalle foto in perfette condizioni, libretto dei tagliandi chiaramente disponibile, scritta l'ASI. È una vettura di grande interesse storico. Questa è una di quelle vetture dove potete fare sicuramente un ragionamento di investimento per il Investimento, futuro, cioè perché è un'autovettura assolutamente. che in virtù del numero delle vetture che sono state prodotte e in particolare del nome che la rappresenta, è destinata sicuramente a guadagnare nel tempo delle cifre veramente importanti. Non perdetevi questa Ferrari 208 GTB. E prima di farti presentare la prossima Ferrari, anche quella è una classica, assolutamente nel cuore di tantissimi, quindi la Ferrari Dino, volevo solo ricordare che Garage Soderini acquista anche intere collezioni, per cui se voi dovete vendere, come hai detto tu giustamente, la vostra vettura d'epoca, chiamate senza nessun tipo di problema, quindi mi raccomando, tenete conto di questo numero di telefono. Molto bene. Dobbiamo correre Dobbiamo perché abbiamo correre. poco Ferrari tempo. 246 Dino GTS, vettura del 1973, certificata Ferrari classica, ottime condizioni, interni in pelle Daytona, vettura anche questa, insomma, cabrio, per cui, non so, come dicono in Francia, ça va sans dire, bisogna Sava venirla Sandier. a vedere. Alfa Romeo GT 2000 veloce, autovettura del 1975, in questo bellissimo color prugna, pelle totale beige all'interno, auto con restauro totale, collettori scarico in acciaio, scritto al registro storico Fiat, interni conservati in maniera eccellente. Sempre in casa Alfa Romeo, siamo qualche anno più giovani, ma sempre un super classico, Alfa Romeo GTV 2005 V6, mi ricordo una gita a Cervinia con questa macchina spettacolare, vettura del 1981, anche questa di grande interesse storico, in perfette condizioni, meccanica curata da Balduzzi di Lodi, per chi parla di auto classiche ho parlato del re
per quanto riguarda la preparazione delle autovetture, autovettura da vedere senza dubbio, 1981 solo 60.000 km. Andiamo avanti con un Alfa Romeo Alfetta 2000 del 78, anche questa come nuova, introvabile, targhe originale, libretto originale. Alfa Romeo, sempre Spider Duetto per fare la concorrenza alla barchetta, del 1971 con 33.000 km, la 1003 coda tronca, targhe nere originali e libretto originale. Mini Cooper Cabrio, speciale carrozzeria LAM, certificata dalla carrozzeria LAM, del 1995 con 40.000 km, eccellente, cerchi da 12, documentazione fotografica di originalità, stupenda, anche questa imperdibile. Lancia, Fulvia, Coupé, 1003S, Rosi, sono tantissime, sì, modello sì. 81-86-30 del 72, con soli 25.000 km, allestimento estetico HF, come potete vedere da quei bellissimi fari di profondità rotondi, paraurti originali disponibili, filtro d'aria e interni perfettamente conservati, anche qua libretto e targhe originali. Fulvia 2C, preparata rally del 1966, pronta per fare il rally storico. Vuoi fare un rally storico? Poi con la fiche internazionale puoi partecipare con questa autovettura. Mi fai dire l'ultimo e poi facciamo Vai. I saluti? Andiamo. Lancia Z Aurelia B20 terza serie del 53, iscrivibile alla 1000 miglia, ma non mi voglio fermare perché c'ho l'ultima che veramente mi appassiona, Jaguar E-Type, flat floor, prima serie, fondo piatto del 1961, introvabile, iscritta all'Heritage Jaguar. Questa è veramente imperdibile. Penso che il tempo sia andato Sì, Daniele, via, il tempo è finito, anche se avremmo tante altre macchine da presentare nella Fiat nostra 500, lista. 500, insomma, 126, abbiamo un Aston Martin, Aston abbiamo Martin. Una DS familiare, cioè abbiamo veramente... impossibile, signori. Hanno un mare di autovetture. Garage Soderini ha veramente esatto, l'impossibile, per cui visitate il sito, chiamate. Via Soderini 25, signori, vi aspettano, telefonate per un appuntamento per vedere queste gioie per gli occhi e per la mente. Assolutamente. Ciao. Ciao Rosy. Ciao a tutti. Ciao a tutti.